L'ufologo Adriano Forgione è arrivato a Monte Granaro, ha visto il disegno sul grano e ha commentato: interessante, molto interessante. Poi si è fatto scattare una foto all'interno del cosiddetto pittogramma. Una volta immortalato il luogo e lo studioso, è apparsa la novità. Guardando bene la fotografia, all'orizzonte si è notato un globo luminoso. A questo punto, visti i cerchi, i pentagoni e i rombi arrotondati ai vertici, gridare agli UFO e all'intelligenza extraterrestre è stato un tutt'uno. Anche il sindaco di Monte Granaro, da sempre appassionato di ufologia, si è sentito confermato e sostenuto nelle sue teorie circa la presenza di altre vite nel cosmo. Di sicuro la cosa appare molto strana. Anche le forze dell'ordine hanno drizzato le orecchie. Si è parlato anche di interessamento dell'aviazione militare, ma la notizia non trova conferme, ma neppure smentite. I più anziani fanno anche altri collegamenti. Ai piedi di Monte Granaro scorre il fiume Ete Morto. Già il nome crea perplessità. Alcuni giurano di aver notato strane presenze lungo le sue esangui sponde. Spostatevi più verso mare, raggiungendo la spettrale Santa Croce a Casette d'Ete. Si narra che di notte i monaci seppelliti nei campi circostanti gridino al cielo per il degrado della loro abbazia. UFO, spettri, fantasmi, un'estate veramente interessante.